Tutto molto bello e tutto molto bene. Finalmente il 30 aprile si avvicina, noi siamo carichissimi e stiamo per chiudere il nostro rendiconto. Non è però propriamente così facile. In realtà consigliamo di prendere in considerazione cinque passaggi prima di arrivare a chiudere ed elaborare quello che è il fascicolo di rendiconto. I cinque passaggi da cosa sono costituiti? Punto primo, la regolarizzazione di tutti i sospesi. Noi dobbiamo lavorare su dei dati certi, non dobbiamo avere delle partite in sospeso con la tesoreria. Il secondo punto è il riaccertamento dei residui. Azione conosciuta e più, sostanzialmente portata avanti anno per anno, che ha avuto il suo clou nel momento di follia massima di riaccertamento straordinario con l'introduzione della contabilità, che ora fortunatamente si riconduce ad un alone di notorietà di procedura già conosciuta da tutti gli enti. Punto terzo, l'equilibrio e la verifica del pareggio di bilancio. È fondamentale verificare il rispetto degli equilibri posti dalla normativa e l'ottenimento del pareggio di bilancio. Punto quarto, il fondo crediti dubbi esigibilità, che analizzeremo poi in separata sede in modo più approfondito. Punto quinto e ultimo, l'analisi del fondo pluriennale vincolato. Il fondo pluriennale entra a pieno titolo all'interno di quello che è il prospetto del risultato di amministrazione. Perché chiamiamo in ballo sempre il risultato di amministrazione? Perché quando chiudiamo il fascicolo del rendiconto, quel dato che emerge, su cui cade l'occhio, il primo impatto, che ci consente di capire di quali spazi potrà disporre l'amministrazione per interventi anche straordinari, è per l'appunto il risultato di amministrazione che, ahimè, qualora fosse negativo, si configurerebbe in un disavanzo.